Esiste un modo veloce per far passare i dolori al gomito del tennista e l'epicondilite? Eccolo! Prendiamo un cucchiaio e cospargiamo di olio per massaggi l'avambraccio, il tricipite e il bicipite. Possiamo utilizzare il manico del cucchiaio e andare a premere sui muscoli, soprattutto nei punti dove sentiamo più tensione. Se abbiamo la sensazione come di sentire un nodulino, insistiamo su quella zona. Lo faremo sull'avambraccio, lo faremo sul tricipite, sia in basso che in alto, e sul bicipite, fino a quando non abbiamo la sensazione che la zona diventi più rossa perché più vascolarizzata. Faremo poi un esercizio di stretching. Mettiamo la mano in questa posizione, manteniamo 15 secondi, dopodiché la ruotiamo verso l'esterno, ancora 15 secondi, e di nuovo verso l'interno, 15 secondi, e lo ripetiamo in tutto per 3 volte. Se avete una pallina da massaggio, potete utilizzarla per massaggiare i muscoli dell'avambraccio, in questo modo qua, per massaggiare il bicipite e per massaggiare il tricipite. Andate a reperire i punti dolorosi appoggiando il pollice, massaggiate fino a quando non avete la sensazione che la pressione dolorosa che fate stia diminuendo, o meglio, che diminuisca il dolore sotto le vostre dita. Utilizzeremo poi la pallina da massaggio appoggiandoci su una superficie piana come può essere un tavolo. Da questa posizione andremo a massaggiare la parte posteriore del tricipite e i muscoli dell'avambraccio, facendo un movimento di intra e extra rotazione con il nostro avambraccio. Utilizzeremo un elastico da legare alla maniglia di una porta. Da questa posizione, col braccio teso, sbilanceremo il peso del nostro corpo indietro, cosicché creeremo una decompressione del polso, del gomito e della spalla. La manteniamo per 30 secondi e riportiamo il peso in avanti. Lo ripetiamo per 3 volte e ogni volta cerchiamo di andare piano piano sempre più indietro, senza fare forza con il nostro braccio, ma lasciandolo rilassato. Per il video completo vi rimando al mio canale YouTube. Come sempre, facile, veloce, efficace.